I tumori della base cranica includono i cordomi, i condrosarcomi, i meningiomi, i craniofaringiomi e gli adenomi ipofisari. I cordomi e i condrosarcomi sono tumori aggressivi ad alto tasso di recidiva e per quanto riguarda i cordomi, anche se hanno un'incidenza soprattutto negli adulti, possono insorgere anche in età pediatrica. È importante per i casi, per i pazienti pediatrici che vi sia una stretta collaborazione tra un centro come il nostro che fa un trattamento di radiante con particelle e i centri di oncologia pediatrica di riferimento per sia selezionare i casi più adatti al nostro trattamento, sia per la gestione multidisciplinare. La radioterapia nei tumori della base cranica viene utilizzata nelle patologie più aggressive come i cordomi, i condrosarcomi, come trattamento post-operatorio per ridurre il tasso di recidiva e soprattutto in queste patologie può avere un ruolo importante il trattamento con ioni carbonio. Il trattamento può essere utilizzato anche nei casi inoperabili e può avere un ruolo molto importante per il controllo di malattia. Per quanto riguarda invece gli adenomi ipofisari e i craniofaringiomi, il trattamento utilizzato è con protoni, visto che sono patologie benigne, per minimizzare gli effetti collaterali, soprattutto a carico delle vie ottiche. Noi di CNAU siamo impegnati da anni nel trattamento di patologie rare come i cordomi e i condrosarcomi della base del cranio, ma anche di meningiomi della base cranica, soprattutto in forme aggressive, di adenomi ipofisari e del trattamento dei craniofaringiomi. Con questo trattamento intendiamo offrire una opzione terapeutica complementare alla chirurgia o esclusiva nei casi non operabili e nelle patologie benigne, con atteggiamenti più aggressivi, fornire un trattamento alternativo alla chirurgia nei casi non operabili.